dander love me. Oh, my dream fulfilled. For my darling, I love you. And I always will. Salve, ho fatto un video in inglese. Allora, prima di tutto, io non sono un grande chitarrista, sono così, uno che suona la chitarra e si accompagna, però ci guadagni i soldi. Sono un furbo, evidentemente. Comunque, a parte ciò, questo è un Harley Benton, non male, come vedete, è una chitarra in mogano, e la tavola armonica in mogano massello. Cos'ha di particolare? Se avete visto il titolo sapete, sono corde retro. Scusate se ho dei momenti di così, ma prima l'ho fatto in inglese, quindi devo concentrarmi sull'italiano perché mi viene di parlare inglese, stranamente. No. Allora, queste sono 011. Su una chitarra, diciamo, di questa grandezza vanno bene. Io ho anche 011 su quell'altra, anche se di solito uso 012. Essendo uno strimpellatore. Non è un schitarratore, nel senso che faccio strumming. Come vedete il suono senza metallico, ha pochi armonici, almeno sento rispetto a quello che fa la carbone. Ora, e cosa dice qui? E anche io dico un'altra, che ci vuole un po' di tempo perché le corde si ammorbidiscano, quindi questo è il suono che avete dopo averlo suonato due ore più o meno, un'ora e mezza, l'ho suonato ieri. Allora, sono corde, come vedete, essendo il nickel, sono tutte lo stesso colore. Sì. Quindi non sono fosforo. Come tipo di suono assomigliano leggermente a quando ho messo le corde per chitarra elettrica su una chitarra acustica, perché non le trovavo una chitarra minore. Bending. Vabbè, sono il 011. Fai sentire quelli acuti, non so. Allora, vi leggo cosa dice qui in italiano, cioè in inglese, però sono fatte da una lega di proprietà di questa casa, che dura molto, non la casa, la lega, quando dico lega metallica, non la lega del partito, che si addolcisce. Non che si rompe, si addolcisce il metallo, si addolcisce il suono fino ad avere un suono, diciamo, vintage o retro o di annata, come diceva, che tira fuori il suono del legno della chitarra. Ok, cosa vuol dire? Che queste corde colorano poco il suono della chitarra, quindi se vi piace il suono delle bronze o phosphor bronze, questo è molto diverso. Quindi, se avete abbastanza duttilità e volete avere una chitarra con questo suono, e questo suono lo farò un altro video fra una settimana, è il suono. Adesso, confrontando con una chitarra, queste sono argentine, che pure queste hanno, per adesso mi piace di più. Love me tender, love me sweet, never let me go.
Ovviamente dovrei avere due chitarre uguali, messo le corde allo stesso tempo, lo stesso set di corde allo stesso tempo, o due set di corde con lo stesso durata di esecuzione per fare un raffronto scientifico. Purtroppo io questo posso fare. Faccio sentire come suona questa. Non è male come volume. Che ci sia questo suono dolce per adesso assolutamente no, ve lo dico subito. Facciamo aperto. Sì, il suono è molto più secco. Vi siete fatti un'idea di queste corde? Allora, per chi sta a Roma, io l'ho presa da Play Music Store, 12,90, abbastanza costose. Se no lo prendete da Thomann, 8,90, ovviamente dovete fare un ordine, se no vi costerà 20 euro solo le spedizioni. E niente, io sperimento, poi magari non le userò più, non lo so. Ero molto ma molto curioso, come sono curioso di provare Silk and Steel, però siccome Silk and Steel lo metterei su strumenti piccoli, boh, perché 0,11, comunque chitarre da strumming ce l'ho, un po' più pesante. Vabbè, questo era il discorso, boh, le comprerò Silk and Steel, ma adesso dove cazzo le metto? Forse quando cambio quella Walden, anche se è più grande, 0,11, pulisco 0,12. Vabbè, questo era il discorso, quindi aspettate una settimana, poi li metterò insieme questi due video. Quindi fra una settimana, dopo che l'ho suonato in modo abbastanza, un'oretta al giorno, vediamo come suonano le retro, se è vero quello che dicono oppure no. Ovviamente pure io non me ne accorgerò, piano piano mi accorgerò, cioè nel senso non lo so se me ne accorgo, perché poi l'orecchio man mano che lo suoni andrebbero messe una dietro l'altra, no? Con la stessa chitarra, due chitarre uguali, una con corde da poco suonate e l'altra suonate da abbastanza tempo per sentire la differenza. Arrivederci.